L'asfalto bagnato riflette il mio viso, stanco. Allargo una nave e scompare nel vento. Andare in giro con gli amici, col mio gruppo, in questo sistema pieno di luci, di cose, di festival bar, di robe, di discoteche. Poi a un certo punto ho detto, ma io un tempo suonavo la chitarra, cioè avevo un gruppo, stavamo in sala a suonare, mo giro da solo, con le basi, guadagno 100 volte in più di quando mi carico l'amplificatore a chitarra, monto, smonto. Dopo un po' ero triste, cioè facevo i viaggi con questo mio amico, il mio tour manager, e era, cioè, proprio gli raccontavo, io sono triste, cioè. Stringimi le mani dolcemente, fammi sentire meno solo. Devo assolutamente fare qualcosa per recuperare, perché il pubblico che mi trovo davanti non mi assomiglia più, non è più il mio, è un pubblico che oggi c'è, domani non lo so, e comunque a me non mi va di mettermi a fare nella vita il ballo del cavallo, a Zanzara, a Mara, non posso pensare, immaginarmi di passare la vita a cercare di scrivere hit e a fare il fico, perché poi alla fine la mia identità è questa, quindi ho bloccato tutto, ho detto ragazzi fermi, ho fatto sentire le cose nuove che volevo fare alla EMI e ovviamente mi hanno riso appresso, mi hanno ritirate, mi hanno lanciate, e ho detto vabbè, mo mi sconto quello che devo scontare, dopo tutto, tutto mio, perché sono io che mi sono rallentato. Puntualmente ogni mattina consegnava i suoi giornali. Aveva 34 anni sulle spalle, un matrimonio in pezzi e debiti e cambiali. C'era suo figlio, unico orgoglio, ultimo appiglio per non naufragare. E ogni sera prima di dormire gli ripeteva le stesse parole. Domani, domani, domani si vedrà. Il musicista è come un artigiano, cioè fare musica è ritornare, almeno per me, a sapere che questo è del 67, la valvola funziona, se non funziona devo portare da tabacco, che sta dall'altra parte di Roma, devo fare il viaggio, però mi suona come deve suonare, il microfono è collegato a un pre, e questa è la mia roba, penso che la cosa che più desideravo quando ero ragazzino era poter registrare e suonare. Oggi mi sono fatto lo studio, registro, produco, faccio il session, faccio tutto quello che avrei sempre desiderato fare. La cosa che non riesco ancora a fare quanto vorrei è suonare. Questa non riesco a suonare dal vivo quanto vorrei, perché probabilmente non ho ancora adesso questo disco che ci ha messo così tanto tempo a essere finito, uscirà e magari riesco a riandare a suonare, però secondo me un musicista deve suonare tanto.